Siamo con Domenico Giolfi, il regista del film Il caso Pantani, l'omicidio di un campione. Cosa hai provato nel rivivere la vita di un campione rimasto nel cuore degli italiani, degli sportivi di tutto il mondo? Sì, Marco Pantani, come si è detto, è stato ucciso due volte. La prima nel 1999, il 5 giugno, quando viene fermata Madonna di Campiglio per un esame del sangue che rivela un ematocrito fuori di norma e dunque viene fermato per la sua sicurezza. In realtà si scoprirà, ma si poteva scoprire immediatamente. Adesso noi l'abbiamo messo nero su bianco su questo film in modo molto chiaro, che già quella volta lì Marco Pantani fu fregato, si potrebbe dire anche così, nel senso che quella provetta venne manipolata. La seconda volta è stato ucciso davvero, invece, fisicamente, purtroppo, a Rimini, e anche su quello che inizialmente è stato raccontato per anni come un overdose da cocaina in preda a un delirio, in realtà scopriamo che è stato ucciso quella mattina. E poi la sua morte è stata insabbiata e raccontata in un altro modo. Per noi era molto importante quindi raccontare questa storia per restituire la dignità a un campione. Questo è un film che non vuole mitizzare Marco Pantani. Marco Pantani è già un personaggio mitico e leggendario per le sue imprese. Questo è un film che nei 5 anni che vanno proprio da Madonna di Campiglio, quando viene fermato, alla morte di Rimini, ci vuole raccontare com'era l'uomo Marco Pantani. Come ha tentato più volte di tornare nel ciclismo, di tornare a vincere, a essere protagonista, come spesso questo gli è stato impedito, come a poco sia scivolato anche in un legame anche con la cocaina negli ultimi anni, e poi come è stato ucciso a Rimini. Abbiamo scritto questo film partendo da tutti gli atti delle inchieste su Marco Pantani, sia su quelle di Madonna di Campiglio che quelle di Rimini. Questo è molto importante perché è un film che racconta esattamente quello che è successo partendo dagli atti ufficiali. Da quegli atti siamo partiti anche noi per andare a investigare direttamente, trovare i testimoni, scoprire nuove prove sia su Campiglio che su Rimini, anche eclatanti, inedite, che danno un'altra lettura esattamente opposta di quello che è accaduto e soprattutto permetteranno alla gente di conoscere la verità. Questo era l'obiettivo fondamentale per noi.